Questo prenderà l'acqua dall'acquario e la porterà nel filtro. Benvenuti in questo nuovissimo e bellissimo video di Tartamillo. Come avrete letto dal titolo, abbiamo dei nuovi arrivati. Tre per ora, forse saranno di più. E tra un po', questo perché? Perché tempo fa, tipo 2 mesi fa, la mia tartaruga Camilla, la Testudor Sfieldi più grande che ho, femmina, ha deposto 5 uova. Questo è il loro recinto, ovviamente. E ha deposto 5 uova esattamente qui. Allora io ho visto la buca, appena aveva finito, le ho scavate e le ho portate in un'incubatrice. E infatti 2 mesi dopo sono nate delle tartarughe. Le uova erano 5, ora sono nate 3 tartarughe. Forse ne nasceranno anche altre 2. Però questa era la prima volta che faceva le uova, quindi se fossero anche solo 3 sarebbe un ottimo risultato lo stesso. E questa è la tartaruga che ha deposto le uova. E il padre può essere o Davidino, che è questo maschio, o Luis, che è quell'altro maschio. Intanto mi si arrampicano sui piedi. Comunque sappiamo per certo che questa è la mamma. Comunque in questo video andremo a preparare il terrario per le tartarughe piccoline, perché non le metterò all'esterno ovviamente, perché sennò se le mangerebbero le cornacchie. E ovviamente vi farò vedere le tartarughe. Poi vi do un aggiornamento sui Tiger Oscar dello scorso video che abbiamo messo nel laghetto. Come vedete si stanno ambientando alla perfezione e hanno anche mangiato. Infatti nello scorso video non eravamo riusciti a farli mangiare, però ora hanno mangiato. E dopo, se ci riesco, ve lo faccio vedere. Comunque adesso è l'ora di preparare il terrario per le tartarughe e poi ve le farò vedere. Per il terrario andremo ad usare questa cosa qui di plastica, che vi può sembrare piccolo, ma quando vedrete le tartarughe capirete che va benissimo. Quindi ci metteremo sabbia sul fondo e una casetta sicuramente e qualche decorazione. Allora qui abbiamo tutto quello che ci serve per allestire il terrario. Come vedete ho preso questa sabbia per metterla sul fondo. Quindi sabbia, poi la casetta e una decorazione. Poche decorazioni perché sennò ci si arrampicano e si rovesciano. E poi ho comprato questo calcio che glielo metteremo sul cibo, così le aiuterà a crescere velocemente, perché appunto il loro guscio è fatto di calcio. Quindi mangiandolo e poi esponendosi al sole mangiano il calcio e il sole glielo fa sintetizzare e quindi crescere. Quindi ora allestiamo il terrario. Allora adesso vado ad aprire la sabbia. Poi gli andiamo a mettere in un angolo la casetta e poi la decorazione. Qui potranno andare a dormire, qui una decorazione a caso e qui potranno camminare. Magari poi aggiungeremo qualche altra cosa, ma non penso. Quindi ora è arrivato finalmente il momento di farvi vedere le tartarughe. Ah, e qui ne vedete solo 2 perché la terza che è nata sta ancora nell'incubatrice, però non ce l'ho io qua a casa. Per ora le avevo messe qui con della paglia. Come vedete sono veramente piccolissime. Questa è la prima e ha i colori di Camilla, la mamma. E quindi la andiamo a mettere subito nel terrario. E poi questa è la seconda che è un po' più scura come i 2 maschi. E mettiamo anche lei nel terrario. Come vedete hanno abbastanza spazio. Comunque ora proveremo a farle bere. Ora proveremo a farle bere in un secchio, perché come avete visto non gli ho messo l'acqua qui dentro, quindi tipo una volta ogni 2 giorni le farò bere. Ho messo pochissima acqua in questo secchio, ora ce le mettiamo e vediamo se bevono. E ora che hanno bevuto proviamo a dargli da mangiare. Qui abbiamo un paio di foglie di cicoria. E ci mettiamo sopra un po' di calcio. No, non sembrano interessate. E possono stare pure tipo una settimana senza mangiare dopo che nascono, perché hanno ancora il nutrimento dell'uovo. Quindi niente, vabbè, per sicurezza io lo lascio là. Siamo tipo una settimana dopo da quello che avete visto e sono nate esattamente tutte le tartarughe. Quindi 5. Però c'è una brutta notizia, ovvero che
La prima in assoluto nata non ce l'ha fatta, non so perché, una mattina l'ho trovata. Quindi sfortunatamente abbiamo 4 testudorsi invece delle 5 che erano nate. Però si è morta probabilmente perché aveva un qualche difetto genetico o qualcosa, perché poi l'altra che stava con lei sta bene, quindi non può essere un qualcosa che non andava bene nel terrario, eccetera. Comunque, prima di farvele vedere, dobbiamo parlare un attimo di quell'acquario. Come vedete fa schifo, è tutto nuvoloso. Perché il filtro fa schifo. Dunque, dato che poco tempo fa ho compiuto 18 anni, mi sono fatto regalare suddetto filtro. Ne avevo già uno in realtà, ma perde, quindi useremo questo. Però ci sono un sacco di pezzi, quindi bisogna montarlo. Questo è il vecchio filtro che appunto perde, magari proverò ad aggiustarlo, però per ora quello. Tanto sicuramente allestiremo altri acquari, quindi quello lo metteremo ad altri acquari. Comunque adesso qui ci metteremo quello. Però ovviamente ci metteremo i materiali filtranti di quello che sta qui dentro, almeno sarà già maturo. Think smarter, not harder. Perché sennò dovevo comprare l'attivatore batterico, eccetera. Prima diamo un po' da mangiare ai pesci, così... boh. Ok, ora montiamo il filtro. Qui ovviamente abbiamo i tubi. Questa è la pompa che va nell'acquario, che manderà l'acqua nel filtro. E qui altri pezzi che devo scoprire a cosa serviranno. Questo prenderà l'acqua dall'acquario e la porterà nel filtro. Allora, ho montato tutto. Qui prende l'acqua e da lì riesce ovviamente. Adesso dobbiamo montare solo l'interno, cioè in realtà dobbiamo un po' sciacquarlo. Ci sono cannolicchi, spugne, altre spugne e helix. Però i cannolicchi e le helix stanno anche nel filtro vecchio, quindi quelle sono più o meno già mature, quindi le useremo. Ok, qui ho fatto un macello, però il filtro è tutto montato, quindi non ci resta che accenderlo e in teoria funzionerà. Si sta riempendo e qui sta uscendo. Quindi funge. Ora devo solo aggiungere un po' d'acqua, sennò fa troppo rumore. Comunque il filtro funziona, è un bel acquisto. Se volete comprarlo è questo qui su Amazon, costa 60 euro, abbastanza poco. Quindi il filtro funziona, ora ho spento la luce così si pulisce tutta l'acqua e dopo spero che ve lo farò vedere tutto pulito. O in questo video o nel prossimo vedrete l'acqua tutta pulita. Ora devo pulire tutto qui per terra perché sennò quando torna mia mamma... E poi vi faccio vedere le baby orsi lì. Perfetto, tutto pulito. Ora vi faccio vedere le baby orsi lì. 4. Cioè in realtà devo ancora sistemare lì, però... dettagli. Baby orsi lì. Questa è la seconda nata, perché come vi ho detto la prima non ce l'ha fatta. Mentre queste tre sono quelle nuove. Come vedete sono tutte un po' più scure. Infatti assomigliano al padre, mentre Camilla, che è la madre, è chiara come questa. Comunque ora gli daremo da mangiare perché... queste le ho prese ieri, ma questa ce l'ho da una settimana e già mangia tantissimo. Qui abbiamo due belle foglie di cicoria e come vedete questa già sta andando. Letteralmente tutte stanno mangiando. Sono molto contento perché significa che sono nate bene, non hanno problemi e cresceranno e diventeranno come quelle grandi a cui ora daremo da mangiare. A loro diamo questa piantina e poi facciamo notare che gli abbiamo messo da mangiare, che stanno tutte dormendo. Quindi in tipo 5-6 anni quelle tartarughe piccole saranno più o meno come queste. Sono passati tipo 10 minuti e qui è completamente sparita la cicoria. Quindi hanno mangiato bene. Poi oggi pomeriggio gli darò qualcos'altro. Ed ora le vado a coprire. Così saranno al sicuro. Poi, come credo vi ricordiate, nello scorso video abbiamo spostato i miei 3 Tiger Oscar più grandi nel laghetto. Ora non si vede niente perché questa luce fa schifo per fare video. Comunque, come vedete, non è vero, non lo vedete. Comunque ci sono 3 Tiger Oscar in questo laghetto. E nello scorso video non siamo riusciti a dargli da mangiare perché ancora non mangiavano. Ma adesso mangiano e ora ve lo farò vedere.
Forse registro con la GoPro, almeno si vede meglio. Qui ho scongelato due tipo polipetti e dei pesci, così ora gli daremo da mangiare. Fighissimo. Ha preso tipo tutto lui? Come avete visto, già mangiano dalle mani. In inglese si dice hand feeding, in italiano non lo so. Comunque è fighissimo. Mi sono fatto male, sono strusciato all'albero che sta dentro le tessuto orsieldi. Comunque adesso purtroppo una cattiva notizia e una bella notizia. Volete prima la bella o prima la brutta? Prima la brutta, ok. Questo, cos'è? Come saprete ho una Kinosteron Scorpioides, o meglio avevo, perché le avevo allestito questo coso per un video ovviamente. Ce l'ho messa tipo alle 6 di pomeriggio, poi ho cenato e tipo dopo cena, verso le 8 e mezza, sono uscito a controllarla facendo il video e non c'era più, è scappata, non so assolutamente come, ma è scappata. Probabilmente da qui, anche se era abbastanza alto, ma è scappata. E qui come vedete ci sono dei sassi spostati, quindi probabilmente ha fatto così ed è uscita da qui sotto. Spero che un giorno la ritroveremo, perché sta tipo qui. Ora è il momento della bella notizia, perché se vi ricordate era successa una cosa simile con una Graptemis tipo 3 mesetti fa. Beh, quella l'ho ritrovata ed ora è qui dentro con le altre tartarughe. Ovviamente dobbiamo solo trovarla. Eccola qui. Come vedete ho ritrovato la Graptemis ed ora sta qui dentro con le sue compagne di vita. Quindi spero che succederà lo stesso con la Kinosteron Scorpioides, che prima o poi la ritroveremo. Sono fiducioso. Adesso è il momento di far idratare le nostre baby tessuto orsieldi. Come vedete quella sta bevendo, anche quella. Sono state nell'acqua una decina di minuti, ora le rimettiamo a casa. Come vedete hanno fatto i loro bisogni. Quindi hanno mangiato e bevuto, perfetto. Oggi pomeriggio gli darò da mangiare. E probabilmente gli darò questo fiore di hibiscus. Ho piantato questa pianta apposta per dargli i fiori alle tartarughe. Poi, spoiler per il prossimo video, tipo al 90%. E ci mettiamo il baby tiger Oscar albino. Esattamente per lui, dato che ora è in questo acquarietto piccolo. Lo sposteremo nel prossimo video, lo registrerò tipo domani. Ho messo il filtro nell'acquario tipo un'ora fa massimo e già è molto più pulito. Ora vi mostro. A parte questi vogliono sempre mangiare. Tac. Era molto più sporco prima, quindi tipo entro domani sarà perfetto. Devo solo ricomprargli il cibo. E in realtà vorrei levare tipo tutti i pesci rossi perché sono troppi. Devo ancora capire a chi darli. Anche questo video è finito, se vi è piaciuto iscrivetevi, mettete like. Ci vediamo nel prossimo video dove allestiremo probabilmente quella cosa per il Tiger Oscar piccolo. Vi farò vedere l'acquario completamente pulito. Tante altre cose, quindi iscrivetevi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!